Sai perché così vorremmo? Anche perché il posto purtroppo è ridotto e quindi ci sono ancora dei posti, sì, ma per gli autori non saranno tutto il tempo più dietro, ma se vogliono stare davanti o chi ci aiuta di più. E quindi grazie per essere venuti così numerosi. Io mi scuso prima di tutto per la carenza di posto, veramente ristretto, ma insomma la scelta era quella di aiutare gli autori ad avere un contatto diretto con la libreria per poter commerciare, evidentemente vendere i loro libri, e poi se le cose vanno, funzionano, poi riuscire finalmente a far interessare qualche casa editrice per poi far tradurre finalmente questi libri, che purtroppo per tanti di voi che non sanno il tedesco restano ancora degli enigmi, no? Restano segreti. Quindi io devo prendere un momento la locandina per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato il patrocinio, e quindi incominciamo dal consolato onorario d'Austria a Trieste, al Kulturhaus, il Forum Austriaco di Cultura di Milano, Kulturhaus Goetz, no, di Gorizia, l'Associazione Biblioteca Austriaca dell'Università di Udine, prima fra tutti il Circolo della Stampa, che sempre ci aiuta generosamente, il Club Tre Popoli, non posso dire altro che la stessa cosa, con cui condividiamo insomma passioni, tentativi di costruire ponti tra le popolazioni della nostra povera Europa, la Radio Capodistria, della quale abbiamo ricevuto anche il patrocinio, la Comunità Evangelica Luterana di Trieste, e infine naturalmente gli ospiti, la libreria UBIC, di cui che ringraziamo per l'ospitalità, e soprattutto la Literar Meccana, che è praticamente la SIAE austriaca che ci ha effettivamente supportato in questa avventura. L'organizzazione si voleva partire con la prima, quasi con la retromarcia, invece le cose hanno funzionato con una facilità incredibile. Si voleva invitare solo due autori, ne abbiamo quasi 8, 7 sicuri, ce n'è ancora uno che sarà domani con noi tra il pubblico. Quindi siamo molto contenti di questa seconda edizione, che forse diventa, come dirà poi il presidente del Circolo della Stampa, una cosa quasi, ormai entriamo quasi nella tradizione, quindi il prossimo anno, 2024, per i Christi Himmelfahrt, come si dice, Assunzione, avremo la terza rassegna della letteratura austriaca. Io passo la parola immediatamente al dottor Luciano Santin, presidente del Circolo della Stampa, per un saluto. Facciamo i saluti brevi proprio per la serata verrà condotta dalla vicepresidentessa Paola Azzetta, vicepresidentessa del nostro Club Turisti Triestini, con l'aiuto di Christian Klinger, scrittore che si è offerto questa sera per fare la traduzione verso il tedesco, ma che soprattutto è il colpevole di tutto quanto, nel senso che se noi non lo conoscevamo, non l'avessimo conosciuto l'altro anno grazie al suo Die Lieben del von der Piazza Oberdank, lui si dimentica questa cappa finale del povero Oberdank, non lo so perché, e grazie alla sua disponibilità, alla sua simpatia, siamo riusciti ad allacciare questi rapporti che poi ci hanno portato a questa cosa, che volesse soprattutto una serata di festa, no? Cioè, sbaglieremo cose, mancherà qualcosa, il fatto del posto è un'altra, però si voleva, ecco, festeggiare questa amore reciproco nostro per l'Austria, dei tanti scrittori austriaci ancora per Trieste e per il litorale. Luciano Santin, presidente del Circolo della Stampa. Grazie, buonasera a tutti. Per il Circolo della Stampa è un piacere e un onore essere al fianco del Club Turisti Triestini,
organizzatori di questa benemerita manifestazione. Se qualcuno traduce. Ma no, pensavo. Quasi, mi ha mandato prima Alessandro in tutto testo. Voglio leggere qui perché ho messo anche sì. Dove si stacca. Ja, schönen Nachmittag oder eigentlich guten Abend. Es ist eine Ehre und auch ein großes Vergnügen für den Circolo della Stampa von Trieste, hier auf der, an der Seite vom Club Turisti Triestini zu sein, der diese verdienstvolle Initiative ergriffen hat und diese Rassegna organisiert. In queste terre è stata fatta una sistematica opera di oscuramento, di nozione di cancellazione, in merito ai vitali rapporti intercorsi tra la nostra città e il suo retroterra mitteleuropeo, austriaco e non solo. La storia locale, lo sappiamo, è stata fatta iniziare nel 1918. Also in unserem Land, damit meint er natürlich Italien, hat eine systematische Entfernung und Auslöschung der verdienstvollen und auch lebendigen Beziehungen, die zwischen der Stadt von Triest und dem mitteleuropäischen Hinterland stattgefunden hat und Österreich erfolgt, aber eben nicht nur. Die örtliche Geschichte, das wissen wir, ist offiziell erst im Jahr 1918 geschrieben worden. Secondo me dice molte più cose di quello che ho scritto io. Comunque solo da pochi anni si è iniziato questo processo di ricostruzione, di rimagliatura di un tessuto che era stato lacerato e in questo processo evidentemente la cultura alta e la cultura nazionale popolare hanno il loro compito. Erst seit kurzem hat man wieder begonnen, den vom Krieg zerrissenen Stoff neu zu knüpfen. Nicht nur vom Krieg, sondern auch vom Nationalismus oder den Nationalismen natürlich, wenn man an die verschiedenen Staaten denkt, und auch den ideologischen, widerstreitenden Positionen. Und die Kultur, die Hochkultur wie auch die Populärkultur hat jetzt einen Platz gefunden und eine Aufgabe hier wieder mehr oder weniger anzuknüpfen. La letteratura triestina si è sempre nutrita in Mitteleuropa e ha dato le prove migliori di sé in questo ambito anche esprimendosi in italiano. Literarisch hat sich Triest immer schon von Mitteleuropa genährt und hat die besten Beispiele von sich, die beste Registrierung. In diesem Bereich, sich auch dabei mittlerweile auf Italienisch auszudrücken. E quindi la cultura deve ricordare certamente il passato, ma soprattutto guardare al futuro, in qualche modo esprimere una sorta di nostalgia del futuro, quella che i nostri giovani alle volte avvertono in maniera quasi inconsapevole, pur essendo lontanissimi da quel mondo, perché sono nipoti o pronipoti dei cittadini austriaci di una volta. Daher muss die Kultur, die sich nicht nur der Vergangenheit erinnern soll, vor allem jetzt auf das Morgen, auf die Zukunft schauen. Oft folgt man einer unbewussten, zum Teil auch Wagen, Entkommen, etwas, das einem entfremdet. Flüchtige, okay. Also man flüchtet und zum Teil auch eben unbewussten Nostalgie der Zukunft, die von vielen Jungen heutzutage mehr oder weniger erfüllt werden, die eben Nachkommen, Neffen oder Nachgeborene österreichischer Bürger aus einer Zeit sind. E questa rassegna,
che è già arrivata alla seconda edizione, quindi in qualche modo si avvia a diventare un appuntamento istituzionale, ben si colloca in questa azione di recupero. Quindi grazie al Club Turisti Triestini, al presidente Alessandro Sgambati, grazie agli autori austriaci che guardano a Trieste con interesse e affetto, e grazie agli intervenuti qui naturalmente. Buonasera a tutti, aggiungo solo i saluti del Club Italia-Austria, l'associazione Italia-Austria, che purtroppo non ha potuto partecipare, verrà più tardi un rappresentante dell'anno domani. Grazie. Dankeschön.